In questo video, la più grande fregatura mai creata dalla politica italiana. Bella idea su carta, ma zero controlli e fatta veramente con i piedi. Bravi, bravi. Come al solito ci facciamo sempre riconoscere. Ma stendiamo un velo pietoso. Quelle caldaie che vanno ormai da 20-30 anni e non hanno mai avuto un problema, beh, sappi che non ci saranno mai più. Buongiorno amici. Buongiorno amici, mi stavo per ammazzare. Oggi parleremo di energia e di consumi e parleremo precisamente di caldaie e strumentazione eventualmente che può venire incontro alle nostre esigenze proprio per risparmiare a livello energetico. Ma il grande quesito che torna sempre fuori la ribalta in questo periodo invernale è sempre solo quello: vale la pena cambiare la caldaia o forse è meglio tenere la caldaia che è già installata? Oggi risponderemo proprio a questa domanda. E nel frattempo presenteremo uno strumento che è capace di dare delle informazioni molto utili su quello che sono le temperature e l'umidità della propria casa. Ma prima di tutto questo, se siete interessati all'argomento, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale Sbaragliando si impara e di rimanere con me fino alla fine di questo video. Quindi amici, non perdiamo altro tempo. Rispondiamo alla grande questione: caldaia sì o caldaia no? È sempre stato il grande dilemma. Quando si arriva a questi punti di freddo, quando si arriva nel corso dell'inverno, c'è sempre il problema caldaia che sovviene. Caldaia che è vecchia, caldaia che magari rende male, caldaia che ha più di 20 anni e uno non sa se investire i propri soldi eventualmente per prendersi qualcosa di nuovo, magari più efficiente, e perché no anche per aumentare il comfort del calore di casa tua. Ma ci sono leggende metropolitane ovunque, ci sono persone che dicono tieni la vecchia perché è meglio. Non ce la faccio. Troppi ricordi. Oppure prendi la nuova perché la vecchia fa schifo. No, ma non mi fare così, eh. Oppure non fanno più le cose come una volta. E questo in parte è vero. La roba nuova non dura niente. Si stava meglio quando si stava peggio. Questa volta ci avevo visto molto chiaro. Insomma, un grande casino, grande confusione. Ma non si risponde mai alla domanda principale: conviene cambiare la caldaia oppure no? Dov'è che io devo capire quando è ora di sostituire la mia vecchia caldaia per investire qualche cosina sulle nuove generazioni di caldaie? Beh, intanto fammi dire una cosa, amico mio, che è proprio di queste ore la notizia molto importante, che l'Unione Europea ha stabilito che fino al 2040 le caldaie a gas a metano sono intoccabili. Praticamente è stato spostato di 10 anni il limite consentito alle aziende per produrre e fabbricare caldaie a gas. Attenzione, questa è una bella notizia in realtà, e lo dico soprattutto per quelli che sono fanatici green o ecoattivisti. La sintesi è una disgrazia. Perché il limite prima era veramente poco esteso, era praticamente dopodomani, e ci sono tanti impianti, tanti condomini, tanti appartamenti che non sono per nulla adibiti alle nuove tecnologie, che non hanno sfruttato il 110, la più grande fregatura mai creata dalla politica italiana. Bella idea su carta, ma zero controlli e fatta veramente con i piedi. E quindi non tutti sono riusciti a sfruttare questa opportunità, o per problemi economici o per lo più problemi burocratici. Bravi, bravi. Come al solito ci facciamo sempre riconoscere. Ma stendiamo un velo pietoso. Sappiamo che tanti appartamenti e tanti edifici non sono adibiti per le nuove tecnologie ibride, per le nuove pompe di calore. Serve spazio, servono case coambientate, servono impianti di riscaldamento sicuramente molto più prestanti e che non devono più lasciare spazio al gran vecchio affidabile termosifone. Quindi, per fortuna, in Europa hanno deciso bene di spostare questo limite. Bravo! Bene, benvenuti così! E questo può permettere almeno un po' di respiro anche per quelle aziende multinazionali di casa nostra, e ce ne sono tantissime, di poter fabbricare ancora caldaie a metano e cercare di studiare nuove tecnologie applicabili proprio su questi prodotti. Magari con l'arrivo dell'idrogeno parzialmente, con la massima integrazione di impianti con l'ammoniaca, e ne parleremo molto presto, perché solo in pochi sanno di questa nuova tecnologia. Quindi, capendo un attimino come stanno andando le cose, noi dobbiamo decidere se investire i nostri soldi adesso o aspettare il tempo giusto. Bene amico mio, sappi che ti sto per dire una grande verità: più va avanti più sarà sempre peggio a livello qualitativo, perché sì, è vero, c'è la rincorsa ai rendimenti, alle prestazioni, al comfort, con macchine sempre più prestanti e sempre più all'avanguardia, ma questo significa avere molta più elettronica e molta meno affidabilità. Ma parliamo proprio anche di materiali. Le aziende stanno combattendo per cercare di riciclare il più possibile i materiali utilizzati per costruire, proprio per fabbricare questi prodotti. E non stiamo parlando solo di caldaie, parliamo
parliamo in generale di tutti gli elettrodomestici. Quindi il passaggio dall'acciaio, dal rame, dall'ottone, alla plastica, all'alluminio, era solo praticamente una questione di tempo. Le aziende, se devono spendere dei soldi per fabbricare una vite autofilettante d'acciaio per 2000 macchine che escono al giorno, preferisce piuttosto fare una vite che sia o d'alluminio o di plastica. Gli viene a costare molto meno. E si cerca comunque di mantenere una sufficiente qualità per almeno dare un tot di garanzia sul prodotto finito. E con questo non sto difendendo le aziende che producono questi materiali. Sto solo dicendo, invece, la qualità, se la vuoi, la devi pagare. Ed esiste ancora, attenzione, ma con dei costi molto superiori. Quindi, in parole povere, con la regola che quello che non c'è non si rompe e quelle caldaie che vanno ormai da 20-30 anni non hanno mai avuto un problema, beh, sappi che non ci saranno mai più. Quindi se da un lato abbiamo prestazioni, rendimento e comfort al top di gamma, dall'altro abbiamo qualità pessima dei materiali e poca durata del prodotto. E ti dirò di più, non si possono permettere di far durare la loro generazione di macchine troppi anni. La risposta è molto semplice, si fallisce. Vi ricordate le vecchie aziende italiane che fine hanno fatto? Sono state tutte assorbite oppure sono tutte fallite? Perché comunque facevano dei prodotti che duravano 20-30 anni e magari stanno ancora funzionando proprio in questo momento che mi stai guardando davanti a questa telecamera. Non è il marchio che faceva la differenza, ma era l'era, era l'epoca che permetteva ai costruttori di fare dei prodotti duraturi nel tempo e con un'ottima qualità, senza pensare al PIL, alle vendite, ai numeri e alla matematica. Quindi si sa che quando si va a comprare, ad esempio, una caldaia nuova, qualsiasi marca essa sia, non può durare non più di 9-10-11 anni. E la Madonna! Se poi parliamo di caldaia a condensazione, beh, queste ultime si sgretolano come parmigiano triturato. E non è obsolescenza programmata, bensì è proprio il loro funzionamento che porta alla disgregazione dei materiali primari. Stiamo assistendo a un peggioramento, in sostanza, a livello produttivo, qualitativo, di ogni singola azienda. Non esiste un marchio che spicca al di fuori degli altri. Piuttosto esistono i livelli e le fasce di qualità in base a quello che spendi. Io ti dico sì, conviene solo quando veramente si rompe a tal punto che non è più possibile ripararla perché magari non esistono ricambi originali oppure non c'è più la convenienza, ovvero costa troppo ripararla. Anche perché riparare una macchina di 20 anni fa non significa che io garantisco che tutta la macchina funzioni bene, al limite garantisco il pezzo che io ti ho cambiato. Molto semplice, no? Quindi va da sé che niente dura in eterno e soprattutto con le nuove normative, dove ci sono dei termini di sicurezza e delle leggi molto ferree che ogni anno spostano i limiti di rendimento verso il basso, proprio per farti cambiare, per incentivarti a cambiare la caldaia per un discorso prettamente legale. E questo fa un po' anche perché magari ti fanno cambiare una caldaia che funziona benissimo da tanti anni e non ti ha mai dato un problema. Comunque sia, se devi cambiare la caldaia, guarda bene, amico mio, se c'è la possibilità di ripararla, quanti anni hai ancora a disposizione, eventualmente a disposizione i ricambi originali per poterla riparare senza grossi problemi, e in base a quello dovrai decidere eventualmente quando e come investire i tuoi soldi su un prodotto nuovo. E qui ti do un consiglio: se compri una caldaia nuova o se stai per far fare un preventivo da qualcuno, non mirare mai a qualcosa di super sofisticato. Piuttosto cerca di trovare il buon compromesso con meno elettronica possibile. Meno roba ha addosso, meglio è per te. Tutto quello che è in più potrebbe comunque rompersi nel giro di 3 o 4 anni. E lo so per esperienza, sono 20 anni che faccio assistenza. Le macchine migliori, per assurdo, sono quelle che costano meno. E questo non significa che siano dei bidoni, attenzione. Significa solo che sono macchine adibite per fare il loro compito, ovvero fare acqua calda e riscaldamento. Tutto il contorno non ci interessa. Miriamo a prendere almeno una macchina che non sia appena uscita, ma che sia sul mercato ormai da 2-3 anni, in modo che così anche le aziende che hanno potuto stabilire la qualità del prodotto abbiano nel frattempo corretto, magari o riassestato, alcune dinamiche o alcuni difetti di fabbricazione. E questo non vale solo per le caldaie, vale per qualsiasi cosa. Mai, dico mai, dico mai, scusi, non ho capito bene, comprare qualcosa di appena uscito. Il tester sei tu. Ecco perché allungano le garanzie, ecco perché fanno estensioni di garanzia fino a 10 anni, perché sei tu il collaudatore della loro caldaia. E se c'è qualche problema, te lo devi succhiare tu. Quindi in base a queste dinamiche ora sai come comportarti eventualmente se devi spendere dei soldi sul tuo impianto. E sai anche che il limite è spostato al 2040, quindi per un po' le caldaie a gas non spariranno.
Vi faccio vedere questa cosina che è molto interessante. La apriamo insieme perché questo è un kit, diciamo, che ti fa rilevare le temperature ma anche l'umidità all'interno della tua casa. Perché consiglio un oggetto di questo tipo? Semplicemente perché ci sono delle case che non sono strutturate per il risparmio energetico, addirittura case che non possono nemmeno montare un termostato ambiente perché o sono casolari di campagna oppure sono vecchi appartamenti dove c'è una dispersione pazzesca per quello che riguarda l'energia erogata dal gas metano, caldaie o pompe di calore, dalle stufe a pellet al camino a legna. Insomma, ci sono case che è veramente difficile riscaldare. E quindi in sostanza questo oggetto potrebbe venirvi incontro per capire quali sono i dati sensibili legati all'umidità di ogni stanza piuttosto che di ogni temperatura. Dal momento che questa cosa è completamente senza cavi e la si può gestire direttamente con la luce solare, quindi non ha bisogno di ricarica, la possiamo gestire dal nostro telefono e tenere sotto controllo delle temperature che magari prima non prendevamo nemmeno in considerazione. E attenzione, non stiamo parlando di un termostato ambiente, ok? Ma di un lettore ambientale, che nello specifico può darvi veramente delle informazioni molto utili per poter risparmiare un sacco di energia. Lo pubblicizzo perché è veramente fatto bene e fa il suo mestiere. E per il costo che ha vale la pena portarselo in casa. Infatti, al limite, se sei interessato ad acquistarlo, ti lascio qui sotto in descrizione un link per l'acquisto solo per gli utenti di Sbragliando si impara. Ed è così, amici, che siamo giunti alla fine anche di questo video. Amico mio, se ti è piaciuto metti un like e nel frattempo, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale Sbragliando si impara, un gesto che fa davvero tanto piacere ed è completamente gratuito. E quindi, se vuoi rimanere con me anche nelle prossime edizioni, sappi che c'è anche da cliccare la campanella per essere sempre avvisato sulle prossime uscite di Sbragliando si impara, in quel canale dove ce n'è sempre una da imparare. Amico mio, da Matteo Braglia è tutto, un bacio e un abbraccio, ciao!